A Castelnuovo Vomano, anziana investita e ucciso lungo la statale 150. A Sant'Egidio alla Vibrata si cerca una donna scomparsa da 3 giorni. Appello del compagno che teme il peggio per le sorti della 62enne. Legnini, ci vuole un'agenda della ricostruzione anche dopo le elezioni del 25 settembre. L'obiettivo è velocizzare le procedure. Il commissario a Castiglione Messer Raimondo per l'inaugurazione della primaria. Una settimana alla ripartenza delle scuole in Abruzzo, gioca in anticipo il liceo Bellissario di Pescara. La prima campanella è suonata già stamani. Pescara, basta il gol di Lescano per battere l'Avellino e debuttare con una vittoria. Teramo, Ercole, un inizio così è duro. Primo allenamento per 13 giocatori in vista del torneo di promozione. Si giocherà al Bonolis. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Abruzzo che si apre parlando della cronaca. Purtroppo un tragico investimento si è registrato in mattinata a Castiglione Messer Raimondo, a perdere la vita una donna di 81 anni. Il servizio è di Chiara Bonatti. Ancora un'altra vittima sulla SS 150, questa volta a Castelnuovo Vomano, comune di Castellalto. A perdere la vita è stata Maria Cristina Ianni, 81 anni, che di prima mattina, intorno alle 7:30, si stava recando al supermercato di fronte alla sua abitazione, che aveva appena aperto. La vittima, che stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, è stata travolta da una Fiat 500, che l'ha sbalzata diversi metri lontano da dove è accaduto il fatto. L'automobilista, che sembrerebbe stava procedendo a velocità moderata, non avrebbe visto arrivare la donna. Ora si sta cercando di capire la dinamica dei fatti e la motivazione. Subito si sono attivati i soccorsi, un'ambulanza e anche eventualmente l'elisoccorso, per cercare di salvare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. L'anziana è deceduta sul colpo a causa dell'importante trauma che l'impatto le ha causato. E ancora la pagina di cronaca da Sant'Egidio. Sono ore di apprensione per una donna scomparsa 3 giorni fa. L'appello del compagno in questo servizio di Rossella Luciani con le interviste di Ludovica Pelliccioni. Un messaggio inviato al cellulare del compagno con cui conviveva da 11 anni, da quando si era trasferita dalla Polonia a Sant'Egidio alla Vibrata. Poi è sparita nel nulla. Da sabato scorso non si hanno più notizie della 62enne Teresa Lasowska, per la quale sono scattate le ricerche in tutto il paese coordinate dalla prefettura di Teramo e che vedono impegnato in prima persona anche il sindaco Elicio Romandini. Insomma, si pensa a un gesto estremo, però è andata via da casa, ha lasciato il cellulare, i documenti, anche i soldi, tutta la documentazione, quindi con sé non si è portato niente. Noi siamo qui a ridosso del fiume Salinello, qui sotto di noi, alla parte più a sud del comune di Sant'Egidio. Adesso poi tramite la questura, già da ieri sera sono state attivate le unità cinofile, sia dei vigili del fuoco che anche del soccorso alpino e anche della protezione civile dell'Aquila, tramite l'associazione che è presente a Mociano ed è anche presente qui a Sant'Egidio, che si chiama Protezione Civile Gran Sasso. In campo, oltre ai volontari, ci sono anche i droni e un elicottero per poter setacciare il territorio anche dall'alto, ma la fitta vegetazione rende piuttosto difficili le operazioni portate avanti in prima linea dai vigili del fuoco. Allora, da oggi pomeriggio sono attive le ricerche per questa persona nella zona qui di Sant'Egidio, attivati dalla prefettura di Teramo insieme ai carabinieri qui di Sant'Egidio. Abbiamo subito attivato l'UCL, l'unità di comando locale del comando Vigili del Fuoco di Teramo, le associazioni di volontariato, il soccorso alpino, e insieme stiamo operando qui nella ricerca attraverso le nostre procedure, quindi con il personale TAS, topografia applicata al soccorso. Abbiamo individuato le aree per un raggio dal PUA, il punto di ultimo avvistamento, che è l'abitazione qui a Sant'Egidio, per 1 chilometro di raggio, e stiamo insomma operando con 3 squadre di ricerca di terra e 2 squadre cani cinofili di superficie più 2 cani molecolari. Teresa faceva la casalinga e forse era insoddisfatta della routine quotidiana. Ultimamente si era lasciata un po' andare e diceva di essere sempre stanca.
Il compagno, al microfono della nostra Ludovica Pelliccioni, assicura che non c'era stata alcuna lite tra loro e rivolge un appello a chiunque l'avvistasse per cercare di scongiurare il peggio. Io sono uscito per andare all'ufficio postale, ero circa verso le 9, poi sono andato a lavare anche la macchina e sono rientrato verso le 14 e praticamente lei non c'era più. Questo quando? Questo sabato pomeriggio alle 14. Ma avevate discusso magari nei giorni precedenti? Non andavate d'accordo? No, non avevamo litigato. Lei era stufa della sua vita, routine, che doveva sempre le stesse cose. Poi era molto depressa, aveva psicofarmaci, perciò non lo so cosa diceva la sua testa, insomma. Sì, mi ha lasciato un via SMS su WhatsApp dicendo arrivederci, io non ce la faccio più, ti amo. Beh, io posso dire che chi l'ha visto magari da contattare qualcuno di competenza per dire che magari di ritrovarla, di vederla, di darci notizie, chi la può vedere, magari un video oppure non lo so. Per molti sono stretti accanto a lei, la stanno cercando, cercando di aiutare, sono in giro a fare ricerca. Cosa si augura? Io mi auguro che vada a buon fine, ma insomma sono passati già 3 giorni e già più giorni passano e più la speranza è sempre più negativa. Contagi ancora in calo in regione, sono 254 i casi, ma ci sono altri 3 morti e il tasso di positività risale al 17,18%. Scendono ulteriormente i contagi in regione con soli 254 casi positivi al Covid registrati oggi, che portano comunque il totale da inizio pandemia a quota 542.350 contagiati. Il bilancio dei pazienti deceduti registra però 3 nuovi casi, di età compresa tra 91 e 94 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle ASL e sale a quota 3.642 da inizio pandemia. Ci sono inoltre 388 guariti in più rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.237 e scendono di 88 unità. In particolare 131 pazienti, più 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 5, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti inoltre 328 tamponi molecolari e 1150 test antigenici, con il tasso di positività in crescita al 17,18%. Dei casi positivi di oggi, 63 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 78 in provincia di Chieti, 56 in provincia di Pescara, 54 in provincia di Teramo. Il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini oggi ha fatto tappa a Castiglione Messer Raimondo per l'inaugurazione della nuova scuola primaria, un'occasione per fare il punto anche sulla ricostruzione. Sentiamo. Dopo le elezioni del 25 settembre sarà ancora più importante definire un'agenda per la ricostruzione, lo dice il commissario Giovanni Legnini. La speranza è quella che il nuovo governo continui nella direzione già avviata da Draghi. Sarà molto importante, come è noto, uno degli ultimi consigli dei ministri del governo Draghi aveva varato il testo della legge delega. Si tratta di un lavoro che si compie a valle di una molteplicità di esperienze, tra cui quella che stiamo portando avanti noi, alla quale per larga parte si ispira il codice della ricostruzione e che consentirebbe al nostro Paese finalmente di disporre di una legislazione omogenea, sistematica, completa, di non trattare in modo diverso cittadini di un cratere piuttosto che dell'altro, di evitare quelle sovrapposizioni come è accaduto qui in Abruzzo, a volte in modo paradossale, di lo stesso edificio che hanno due norme diverse perché hanno avuto i danni del 2009 e quelli del 2016. E disporre di tutti gli strumenti quando facciamo 1000 scongiuri dovesse di nuovo accadere un evento catastrofico. Ecco, è una riforma molto importante, spero che il nuovo governo e il nuovo Parlamento proseguano e completino il lavoro avviato. Il caro sui materiali, il caro sull'energia, la pandemia, il bonus 110 che ha assorbito la maggior parte delle imprese hanno portato ad una corsa d'ostacoli, ma i professionisti possono ricorrere alle procedure dedicate alla ricostruzione. Noi siamo non solo preoccupati, ma vorrei che i cittadini che ci ascoltano fossero consapevoli, so che lo sono,
del fatto che è una corsa ad ostacoli, è prima il Covid, Covid-1, Covid-2, Covid-3, poi la prima esplosione dei prezzi, la seconda esplosione dei prezzi, adesso il caro energia, il 110 che ha assorbito professionisti e imprese. Insomma, ciò che ho provato a dire, che non mi stancherò mai di dire, cioè che i professionisti e le imprese possono fare affidamento sulle procedure e sulle risorse della ricostruzione, dedicandosi di più alla ricostruzione, oltre che corrispondere a un loro legittimo interesse, è l'unico modo per soddisfare l'attesa dei cittadini da molti anni, che non può essere più procrastinata. Ecco, lavorare vale per un professionista, per un'impresa, per chiunque. In un cantiere della ricostruzione oggi è più sicuro, più affidabile, ma soprattutto contiene anche un dato etico importante. E lo abbiamo ascoltato in precedenza, il commissario Legnini ha fatto tappa a Castiglione Messer Raimondo per l'inaugurazione del nuovo plesso scolastico, ovviamente soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale per un edificio che è stato realizzato con fondi ministeriali. Dopo 2 anni, poco prima della riapertura della scuola, la primaria di secondo grado di Castiglione Messer Raimondo ritorna a essere usufruibile dai suoi alunni. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al caro materiali, è stata restituita alla comunità. Una nuova struttura che ha finito la costruzione qualche settimana fa e oggi finalmente inauguriamo. Ha avuto un po' di problematiche e di stop per la pandemia. È stata consegnata a febbraio 2020, che poi da lì a qualche settimana siamo entrati nel primo lockdown. Nel frattempo abbiamo affrontato anche l'emergenza materiali, caro materiali, e oggi l'emergenza del caro energia. Nonostante queste problematiche siamo riusciti oggi a far iniziare il nuovo anno scolastico in questa nuova struttura. Un'importante ripartenza per la comunità che va verso il futuro grazie ai fondi MIUR, che permetteranno un passo in più verso la formazione e l'educazione dei ragazzi di Castiglione Messer Raimondo. È stato un importante passo verso il futuro, è un importante passo verso una migliore formazione della comunità scolastica del nostro comune, della Valfino, verso appunto il futuro. Questi sono fondi MIUR, oggi abbiamo voluto tra noi il commissario Giovanni Legnini per il lavoro, la riconoscenza del lavoro che sta portando avanti come commissario della ricostruzione del sisma 2016 e anche perché siamo beneficiari di un finanziamento importante per la ricostruzione di un altro edificio scolastico che è stato fortemente danneggiato dal sisma 2016, che ospitava la dirigenza scolastica e alcune classi. Come diceva appunto, il prossimo passo è l'ufficio della dirigenza scolastica proprio davanti alla scuola. Sì, il prossimo passo è questo, è per liberare anche quei locali che oggi sono sottratti alle scuole elementari perché ospitano in emergenza l'ufficio della presidenza e tutta la segreteria, perché ricordiamo a tutti che qui ha sede la segreteria di tutto il Studio Comprensivo Valle del Fiume, quindi tutti i 5 comuni della Vallata. Manca una settimana all'avvio ufficiale del nuovo anno scolastico, ma in verità c'è un liceo che è partito e ha giocato in anticipo. Si tratta del Bellissario di Pescara, dove la campanella è suonata già stamattina. Il liceo artistico comincia prima degli altri licei. Lei che classe fa quest'anno? Quarto F, del figurativo. È contenta di riprendere l'anno scolastico? Sì, abbastanza. Quest'anno tra l'altro cadono le restrizioni da Covid che abbiamo avuto negli anni scorsi, quindi vi sentite un pochino più liberi? Sì, sicuramente, anche se dovremmo lo stesso stare un po' attenti, però meglio così, più certamente è più semplice anche imparare, no? È più leggero, diciamo. Sì. Anche evitare la DAD? Sì, sì, soprattutto quello. Diciamo che la DAD è stata un po' complicata, soprattutto per il nostro liceo, per ovviamente avendo molte materie pratiche. Lei pure fa figurativo? No, io faccio architettura, sempre il quarto. Beh, avete comunque bisogno di essere in presenza? Sì, sì, sicuramente, anche per correzioni e cose varie. Mandare tramite telefono non è proprio giusto.
Il calendario regionale ha fissato la riapertura delle scuole al 12 settembre, ma alcuni plessi anticipano. Il primo liceo ad accogliere gli studenti a Pescara è il Misticoni Belisario, artistico e musicale coreutico. Alle 8.30 la prima campanella è suonata per gli alunni del primo anno questa mattina, poi pian piano sono entrati tutti gli altri. 1.200 circa gli alunni iscritti al liceo artistico di Pescara, diviso in tre plessi. I ragazzi si sentono più liberi perché nel terzo anno dell'era Covid cadono alcune restrizioni come l'obbligo di indossare la mascherina, fatta eccezione per i fragili. Il personale a rischio deve indossare le FFP2. Il Ministero raccomanda anche la sanificazione ordinaria, periodica dei locali, che diventa straordinaria in presenza di uno o più casi di Covid confermati. La cronaca da Teramo, altra aggressione in piazza Garibaldi, protagonisti due uomini che se la sono presa con un ventenne. Dopo il caso della ragazza che ha riferito di essere stata picchiata in piazza Sant'Anna a Teramo, un nuovo episodio scuote il centro storico. Un ventenne avrebbe reagito agli apprezzamenti che due uomini più maturi sui 40 anni avrebbero rivolto a una sua giovane coetanea. I due per tutta risposta sarebbero scesi dall'auto e lo avrebbero preso prima a schiaffi per poi spintonarlo e farlo cadere a terra. L'aggressione sarebbe maturata in piazza Garibaldi. I due, dopo averlo picchiato, sono fuggiti a bordo della loro auto. Sul posto, dopo l'allarme di alcuni passanti, è intervenuta una volante della polizia. Il ragazzo è stato medicato in ospedale. Sull'episodio per ora non è stata presentata alcuna denuncia. La polizia ha avviato le indagini anche attraverso i numeri di targa delle vetture che qualche testimone sarebbe riuscito ad appuntare. Si cercano immagini anche dalle telecamere di alcuni impianti di videosorveglianza in zona. Sui social, ad esprimere rabbia, ma anche dolore, è stata la mamma del giovane picchiato. Va ricordato che da diverso tempo Piazza Garibaldi è teatro di violenza. Gli ultimi episodi sono avvenuti nei mesi scorsi a distanza di breve tempo. Nel primo caso una grande rissa tra stranieri con diversi feriti. Nel secondo l'autista di un bus accoltellato da un uomo dopo che era intervenuto per sedare una rissa. Stagione da record a Pineto per numero di presenze turistiche con tanti arrivi anche dall'estero. Il sindaco Verrocchio si dice soddisfatto. Il servizio è di Sergio Cinquino. È stato annullato per un'indisposizione del cantante il concerto di ieri sera di Umberto Tozzi al Parco della Pace a Pineto, ma quella che sta per andare in archivio è stata una stagione da record per il comune costiero guidato dal sindaco Robert Verrocchio, che traccia i confini di un'estate con tantissime presenze anche di turisti stranieri, con bagnanti ancora in spiaggia alla ricerca delle ultime giornate di mare su un litorale che vanta anche la bellissima riserva della Torre di Cerrano, presa d'assalto da giugno a settembre. La spiaggia di Pineto, non solo la bellissima Torre di Cerrano, ma un po' tutta la costa, ha fatto registrare numeri importanti. Sì, adesso attenderemo l'ufficialità dei dati che arriveranno dopo la stagione, però nel frattempo, avendo avuto modo anche di parlare con molti operatori, sia balneatori che operatori, diciamo, della ricettività di questo settore, abbiamo motivo di credere che le strutture abbiano potuto recuperare e lavorare molto durante la stagione in termini di presenze. Ovviamente siamo attraversando un momento di difficoltà, quindi dopo la pandemia, però insomma fa sperare bene, ecco, questo ritorno alla normalità. Pineto è stata anche meta di turisti stranieri. Sì, c'è un ritorno anche dei turisti stranieri e questo è un qualcosa che fa sperare bene, perché sappiamo che nei due anni c'è stato il blocco totale, vogliamo, per il lockdown, per le restrizioni internazionali che ci sono state. Si riaffacciano i turisti ed è un qualcosa di estremamente positivo. Adesso, il prossimo anno, cominceremo a lavorare sulla la destagionalizzazione, quindi il ritorno a riaprire le strutture nel mese di aprile e di maggio. Prima della pandemia avevamo fatto un lavoro egregio, devo dire, insieme agli operatori, le associazioni, la società sportiva, soprattutto col turismo sportivo. Nel mese di aprile erano riaperte gran parte delle strutture turistiche proprio per ospitare i tanti eventi. Ecco, credo che fatta questa stagione ci metteremo al lavoro insieme alla Consulta per tornare a fare questo genere di programmazione. Adesso c'è bisogno di questo. Ha vinto la prima e difficile gara del torneo il Pescara di Alberto Colombo ieri sera all'Adriatico. Un buon inizio per la formazione biancazzurra. Volti sorridenti ieri in sala stampa all'Adriatico dopo la vittoria dei biancazzurri per 1-0 con un gol dell'argentino Lescano contro un quotato Avellino che ha dovuto arrendersi alla maggiore aggressività e voglia di vincere dei biancazzurri. Soddisfatto l'allenatore Alberto Colombo. Felice per la prestazione al di là del risultato.
una prestazione, soprattutto a me è piaciuta la prima mezz'ora. Io so che non abbiamo mai tirato in porta, però c'è stato quello che su cui stiamo lavorando: aggressività andando in avanti, abbiamo recuperato tanti palloni nella metà campo avversaria e poi è mancata magari la fase più lucida della finalizzazione, però eravamo costantemente, finché l'intensità ci ha sostenuto sulle gambe, eravamo aggressivi ed è una squadra questa che vorrei che fosse sempre come la prima mezz'ora, ma è comprensibile che in un momento come questo del campionato non si possa reggere a lungo l'intensità. Ecco perché in conferenza pre-gara dicevo che poi le partite, nelle partite ci sono più partite, e noi siamo stati bravi e fortunati nello sbloccare, un po' meno bravi nel non capitalizzare le occasioni che potevamo, cioè, abbiamo creato per chiuderla, e bravi e fortunati perché Pinzeri veramente ha messo due pezze importanti nel non subire la rete. Buona la prima per il Pescara, che ha potuto contare anche sull'apporto del proprio pubblico, ma Colombo frena i facili entusiasmi. Cercherei di fare il pompiere, soprattutto in una città come Pescara, dove una vittoria può far pensare a chissà cosa. Visto che il campionato è lungo ed insidioso, è giusto che ci sia felicità da parte dei tifosi. Nel primo pomeriggio si è ritrovato il nuovo Teramo con 13 giocatori. Si ripartirà dal campionato di promozione. Tiene banco il caso stadio, anche se probabilmente per motivi di ordine pubblico si giocherà. Albo Nolis, sentiamo. Direttore, inizia oggi l'avventura del Teramo in promozione. Siamo qui per poi iniziare questa nuova avventura che è un po' una pazzia da parte di tutti, perché iniziare in questo periodo è davvero dura, quindi spero che tutti ci saranno vicini, in primis voi che siete della televisione, carta stampata, perché Teramo ha bisogno della vicinanza di tutti. Speriamo che succeda, anche se in questo momento ho qualche dubbio, però noi ci siamo. Quando si riparte ci sono tante difficoltà, una in primis su tutte è il campo di gioco. Dove giocherà il Teramo? Dove si allenerà questo Teramo? Il Teramo per me deve giocare a Teramo, non so se sarà un giorno il vecchio comunale. Non ho i soldi per aggiustarlo io, quindi non potrò farlo, non so se sarà il Bonolis. Qualsiasi campo sia, però non sarebbe il Teramo. Questo è certo, questo ve lo dico apertamente, perché entrare nello stadio del Teramo dà un impatto completamente diverso anche a livello calcistico, anche a livello mio, di marketing e il mio lavoro. Perché io prendere un giocatore e dirgli giochi al Bonolis o al vecchio comunale ha un senso, dirgli che vai a giocare a un altro campo, sì, è il Teramo, però non è la stessa cosa. Capitano Ivan Speranza, intanto ben ritrovato, ben tornato, cosa si prova? Grazie, è una bella emozione, perché ritornare qui con questi colori a distanza di 3 anni è una bella emozione, fa un bel effetto, perché poi per come è andata tutta la situazione non pensavo mai di ritornare, lo speravo da una parte perché tifavo che il Teramo comunque rimanesse nel Lega Pro. Poi c'è stata tutta questa situazione, dai, e sono qui. Si riparte dalla promozione, ma comunque ci sono tante difficoltà, è chiaro, ma un messaggio che ti senti di inviare ai tifosi? Ma come hai detto tu, ci sono tante difficoltà, una società nuova, tutto nuovo, partiamo in ritardo, ma in ritardissimo, quindi non è facile, bisogna amalgamarsi tutto adesso, quindi non è facile, ci vuole molta pazienza da parte dei tifosi, di comprensione, ovviamente so come sono fatti, quindi ci aiuteranno e ci sosterranno come hanno sempre fatto. Buon lavoro. Grazie. E anche per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento in compagnia di Vera TV, canale 79 per l'Abruzzo, arrivederci.